ringrazio per questa bellissima presentazione che ha colto con estrema precisione il senso di questo libro. Ringrazio ovviamente anche l'amministrazione comunale, tutto il Consiglio Comunale, tutte le associazioni e l'amico Fabrizio Mari che hanno reso possibile questo incontro e tutti voi che siete intervenuti. Tengo qui il telefono soltanto per controllare il tempo e stare entro i limiti che mi sono assegnati, perché io tendo a debordare. Il puzzle, partirei proprio da qui, il puzzle Moro, perché la novità di questo libro, lo sforzo che mi sono proposto di compiere, se è riuscito o meno poi lo giudicherete voi, se avrete la bontà e la pazienza di leggere questo libro, lo sforzo, dicevo, è stato proprio quello di restituire tutta la complessità che una vicenda come il caso Moro ha e che purtroppo le è stata negata nel corso di tutti questi decenni da ricostruzioni troppo semplicistiche, per usare un'espressione gentile, per cui secondo la destra il caso Moro era opera del KGB, secondo la sinistra il caso Moro era opera della CIA, secondo i complottisti il caso Moro è opera di una entità superiore che non si intravede mai, secondo gli anticomplottisti il caso Moro è solo una cosa delle Brigate Rosse, è solo una cosa italiana, il contesto internazionale non c'entra. Ecco, queste sono tutte chiavi di lettura, diciamo, molto semplicistiche, ossificate, dei fossili ideologici che purtroppo hanno creato dei danni alla verità, alla comprensione, per cui se oggi l'Italia annaspa, ecco, diciamolo con molta franchezza, è anche perché non ha capito che cosa è stato in realtà il caso Moro. Bene, che cosa è stato in realtà il caso Moro? Io naturalmente non per così mio sfizio personale, ma perché guidato dalla documentazione cambio la prospettiva. Ecco, questo è il primo, diciamo, la prima novità di questo libro: cambio la prospettiva attraverso la quale leggere questa vicenda. Il caso Moro non è un cold case, come si dice, cioè un episodio di cronaca nera, un sequestro di persone compiuto da una banda di pastori sardi e poi concluso malamente. No, il caso Moro è una vicenda che si inserisce e che non può che essere letto nella storia del nostro paese. Quindi il caso Moro, ecco la sua complessità, da un lato vede coinvolti tanti interessi, spesso anche tra loro contrastanti ma convergenti su alcuni punti, tanti attori, tanti protagonisti, e è soprattutto un caso che va letto nell'arco di un tempo molto ma molto più lungo. Allora, per stringere, io lo suddividerei in tre parti.